Live? Oh, dottor Insegno, hai giusto un paio di CD dietro lì, ecco. Guardi, non hai, non ne hai tanti. Giro. Per farli vedere soltanto una parte di questa stanza. Io, pazzesca. Se dovesse lasciarmi, io tengo sto piano di qua e di là, io sto bene così. No, guarda, le mie colonne sonore, i miei dischi, i miei DVD, i miei Blu-ray, i miei vinili, è la mia vita, quella è la mia vita. Non ho, ma quanti ne hai, no? Pino? Ah. Ne ho circa 28-30 mila fra CD e poi altri 30 mila fra Blu-ray e DVD e collezioni varie di amuleti meravigliosi. No, è proprio, è il mio orologio, il mio anello, anzi il mio anello te lo faccio vedere subito, quello a cui tengo più di tutti in assoluto. Ma è verità o è leggenda? Prima ti faccio questa domanda. Allora, io quando 20 anni fa feci il provino per il Signore degli Anelli, vinsi il provino, mi scelsero Peter Jackson e Viggo Mortensen, perché i provini si fanno con loro, ma... la società tolkieniana all'inizio non era molto convinta per un motivo semplice, che era un comico e non potevo essere il re degli uomini. Io ho detto, sono d'accordo con voi, come Pino Insegno non potrò essere il re degli uomini, potrò essere un bravo condottiero, ma se ho vinto questo provino molto probabilmente c'è un passato che mi lega la voce e un futuro. Poi ovviamente feci Aragorn, figlio di Arathorn, e non feci Pinuccio Fiodarmandino. E la cosa andò molto bene in tutto il mondo, tant'è che mi chiesero addirittura di fare la segreteria telefonica della società. E poi vinsi il Nastro d'Argento come miglior doppiatore dell'anno e sono uno dei 22 possessori dell'anello vero. Pazzesco, pazzesco, il vero anello. Con la scritta in elfico, oro 24. Che ora lo metto al dito e compaio! Hai il superpotere, esatto, come... capito? Per, ma cui fantastico, è una gioia infinita che mi lega tantissimo a quel film, anche se ne ho doppiati quasi 400 ormai da protagonista, ma quel film lì, diciamo che come dico sempre, non sono io che do la voce a loro, sono loro che prestano il corpo a me, che è un altro punto di vista, perché non potrei mai fare una cosa del genere nella vita. Ma dimmi una cosa, Pino, ma come funziona il provino di una roba così? Cioè, guarda, portaci indietro, ti chiamano e ti dicono siamo qua, sono Peter, I'm here, come to the provino. È un po' più complesso, nel senso, già il doppiaggio è una cosa complessa, perché adesso utilizzo anche la tua piattaforma straordinaria per spiegare che per essere un doppiatore devi essere un attore completo. Certo. Non si può essere doppiatori senza essere attori, non basta la mano ferma per fare il chirurgo. E perché tanta gente pensa, ok, faccio una scuola di doppiaggio, non voglio fare l'attore. No, perché tu ti trovi per la prima volta di fronte a un film che non hai visto, per la prima volta di fronte a un copione che non hai mai letto, di fronte a un microfono, e devi essere quello che lui è nello schermo. Voi pensate al Signore degli Anelli, non ci stiamo a cavallo, che è spade, eccetera. Parlare esattamente in italiano, saper recitare e saper impostare la propria voce a seconda del personaggio che stai doppiando. Quando sono film così complessi, così importanti, che è lo startup anche di un attore, come è stato per Viggo Mortensen, anche se lui aveva già fatto delle cose, ma lì è stato proprio l'inizio di una nuova carriera. Top. Gli americani, in questo caso gli americani, richiedono un provino che tu fai il link quando sono così importanti, come è capitato per Ray Charles, dico, il film di Taylor Eckford con Jamie Foxx, indoppiabile, perché Ray Charles sai perfettamente che voce ha, ma io lo dico sempre, il doppiaggio è una traduzione che può veicolare un film in tante lingue. Vediamo che adesso è stato sdoganato tutto questo da Netflix, Amazon. Quando vedi alla fine un film ti rendi conto in quante lingue è stato doppiato. È come un buon libro. Poi se sai la lingua, vedilo l'originale, è sicuramente meglio. Noi siamo i più bravi al mondo perché nasce 100 anni fa qui il doppiaggio, per cui per salvaguardare la lingua italiana. Per cui ti chiamano e il link con New York o Los Angeles, secondo dell'orario si collegano loro, fai un provino e poi vengono spediti questi provini. E loro scelgono la voce che dovrà far parte... del film. Ma tu che cosa vedi? Cioè, che cosa vedi quando doppi? Tante volte vedi un film in bianco e nero con neanche gli effetti speciali finiti. Noi quando abbiamo doppiato Il Trono di Spade ci arrivava il lunedì, il venerdì andava in onda, ma arrivavano solo le bocche. Ma Avengers, quando ho doppiato Spider-Man, quando ho doppiato l'Uomo Sabbia, oppure l'altro cattivo,
che era Lizard, e non era neanche finito l'effetto speciale su Lizard, era lui con tutti i microchip addosso, è diventato una lucertola, ma tu va a capire come parlerà sta lucertola. Io non ero un provino, però sai, oh, per cui li vedi un po' in condizioni disperate, quei film, per paura che li sdoppiano, per paura che succeda qualcosa, eccetera, eccetera. Per cui devi essere, no, bravo di più, di avere un bravo direttore di doppiaggio, che normalmente è anche l'adattatore ed è meglio, una brava assistente in sala che ti dica le lunghezze giuste, e poi un bravo fonico in sala e un bravo fonico di mezzo. Noi abbiamo una filiera tecnica che è straordinaria, è clamorosa. Quando dici un bravo direttore di doppiaggio che idealmente sia anche l'adattatore, che cosa vuol dire l'adattatore? L'adattatore è quello che traduce e adatta il film quando arriva dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea, dall'America, dalla Francia. C'è un traduttore adattatore che adatta a secondo delle labiali, della lunghezza della parola. Se quello dice a little, tu non puoi dire un po', perché c'ha la labiale, per cui dirai un tanto, non lo so. Per esempio, sì, capito, pensa nelle frasi lunghe, devi mantenere quel significato con l'intenzione giusta senza cambiare. È capitato anche che hanno cambiato le cose. Tu pensa a Fuga da New York, lui era Call Me Snake e c'aveva un serpente sul braccio, e quindi chiamami Iena. Iena Plinsky. Ah, bellissimo. Era, era Snake Plinsky, però Snake, serpente c'ha la labiale, Iena no. Snake no, per cui è stato cambiato. Certe volte si perde qualcosa, però insomma devo dire che all'ultimo gli adattamenti fatti qui sono molto attenti, molto sono bravi. Super super fighi. Ma e peraltro sai cosa, Pino? Io vivo da 8 anni qua in Inghilterra e all'inizio, quando ho cominciato a guardare i film in inglese, vedevo, non so, Robert Redford o questi qua, Al Pacino, Austin Hoffman, eccetera. Cioè, la voce, pensavo, ma che voce di merda che c'ha, cioè, capito? Perché ero abituato. Tu senti Marlon Brando, caro Monte. Ah, ma Marlon Brando è inascoltabile. Marlon Brando è bello come il sole, e te lo dice un etero convinto, con tutto il rispetto di quello che ho detto, nel senso che te lo dice un uomo, perché vale ancora di più, nel senso che un uomo che dice un altro uomo, bello, eccetera, ma bello come il sole. Sinceramente, io, se mi avessi preso a schiaffi su un tram che si chiama Desiderio, avrei fatto volentieri Blanche Dubois, volentieri. O come Brad Pitt in Vento di Passioni, sbattemi dentro un fienile e fai di me ciò che vuoi, per carità. Però la voce di Marlon Brando è nasale, capito? Peppino Rinaldi, o chi l'ha doppiato ancora, cioè gli ha dato una profondità, ma anche lo stesso John Wayne, che se lo senti in originale, come on everybody, a kill Texas, capito? Questo è, dobbiamo partire per il profondo West, seguitemi. Oh. Cioè, ce vai. Ma anche lo stesso Pino Locchi su Sean Connery. Sean Connery, meraviglia di attore straordinario, era scozzese. E gli scozzesi hanno la S tipo i bolognesi, con la S così. Per cui il mio nome è Bond, James Bond. Era My Name is Bond, James Bond. Mo. No, mo sentimo ben, capito? Se voi lo sentite in originale, perché, ripeto, l'originale è l'originale, però devo dire che certe volte vengono aiutati, veicolati. Ovvio che quando senti originali senti l'ambiente, senti, è diverso. Noi italiani siamo abituati più a far sentire la parola attaccata alla faccia, perché se scolla è bruttissimo, ma insomma attenti a tutto, assolutamente. Paola Mocati su Facebook ha scritto: bello e bravo, pensavo dicesse a me, invece love Pino, no. Ti ha messo anche il cuoricino, capito? No, dimmi che ho 4 figli, che se vuole possiamo avventurarci, ma la vedo dura, la vedo veramente dura. 4 figli, anche io ho 4 figli, quindi abbiamo 8 figli in 2, insomma. Tutti maschi, tu? Io ho 3 maschi e una femmina. Allora, insomma, io invece la devo comprare, perché ma chi mi accompagna al parco fra qualche anno a me? Per una legge 104, perché se no è finita. Io senti, ma sto... dimmi. No, dimmi. Ti sto anche utilizzando a fin di bene. Utilizzami. A parte essere nel tuo salotto, come mio figlio mi ha detto, ma tu sei un pazzo, ti hai chiamato Montemagno e tu non ci vai immediatamente. Ho fatto, lo so, boh, sarà che già il cognome mi aiuta molto all'ora di pranzo, ma dico, ok, ci andrò, ma è il numero, è il... non sai, startup, Bruce Frank, Dingle 4, ho capito, benissimo. Per me è un amico di un amico,
e già quello che bastava per rispondere a Marco. Non è un problema se c'ha 3 milioni di follower o 12. Devo ringraziare Pino, devo ringraziare tuo figlio, perché senza tuo figlio forse non saremmo qua, perché come sempre quando il figlio dice no, allora devi farla, tac, no, lo, è ma lo sai Marco, hai già detto sì, a prescindere, che il nostro comune amico Luca Ward, radiatore per tutta la vita, che poi ospite, ti utilizzo anche per questo, perché domani comincia questa avventura straordinaria dopo 4 anni di successi radiofonici. Come si chiama? Voice Anatomy. L'ho fatto anche per voi inglesi tutto questo, perché andiamo in onda in seconda serata dopo il collegio, che è forse la cosa più vista di Rai 2, ma mi piaceva perché diventa un discorso sulla voce a 360 gradi, sia spettacolarizzato perché ospiti Luca Ward, Pannofino, Shade per i più giovani, il campione del mondo di beatbox, cantanti, attori, insomma c'è una sequela di persone che tridimensionalizzano la voce, ma poi c'è Franco Fussi che è il numero uno delle star, è il vocologo delle star, cioè è il numero uno, senza di loro sta a Woody Allen e psicologi, lui sta ai cantanti perché è uno di una ringoiatra eccetera. Albertera che è il più grande sound teller del mondo che non va mai in televisione, Le Coli che sono gruppo comico, un duo comico straordinario, Max Paiella che da 15 anni conduce con Dose e Presta su Radio 2 Il Ruggito del Coniglio, Lauretta Claudio che è un imitatore pazzesco, per cui ci saranno anche il tutorial della voce. Sì, i tutorial sulla voce, saranno lezioni di dizione per gli italiani, per cui sarà uno spettacolo che già ha avuto tantissimo successo in radio, ma in televisione ce n'avrà di più, perché è veramente un format nuovo, bello, intelligente e interessante, te lo dico senza ipocrisia, è bello, 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 sono orgoglioso di questa cosa. Io, Pino, ho letto il comunicato che è uscito e mi sembra, come dire, un misto tra intrattenimento e formazione, no? Mi sembra esatto. Che vada lì, che non sia solo di casseggio. No, no, e poi è una formazione, tu mi insegni a team building, nel senso che è una formazione attiva, divertente, perché a lezione di edizione siamo io, Pannofino e Ward, 3 alunni terrificanti. Wow. Perché noi abbiamo dei e praticamente fungiamo da rimbalzo per la gente. Per cui è anche l'igiene vocale, cioè tutti quanti pensano che uno nasce con una voce e resta quella. No, è come gli addominali, se vai in palestra arrivano. Nasciamo tutti con uno strumento che devi imparare a utilizzare. I maestri a scuola hanno il nodulo dell'insegnante, perché parlano tanto e parlano male, per cui dopo un giorno stanno allora pagina 12 la commedia, e tu dici madonna mia, non ce la posso fare. Perché? Perché utilizzano male la voce, con uno strillo per un gol eccetera perdi la voce, bisogna stare attenti. E tu invece puoi avere, è uno strumento con il quale nasciamo, cioè non è che quando sono nato io ho emesso il primo vagito, ho fatto uè no. Perfetto, già impostato. Hai capito? Anzi, ho avuto anche io i noduli a 18 anni, per cui ho dovuto capire su me stesso che significava un'educazione vocale. Per cui tutte le persone possono migliorare la propria voce, possono anche non essere soltanto degli attori. Infatti io faccio il formatore, lo sai, da tanto tempo per grandi aziende, per i public speaking, comunicazione verbale e non verbale, travestita col team building, eccetera. E c'è un miglioramento enorme, perché nessuno è abituato a risentirsi. E non sanno che non è la bella voce che è importante, la puoi costruire, ma sono le belle intenzioni che uno può utilizzare all'interno di uno speech qualsiasi. Scusa, Domenico chiede come si chiama il programma Voice Anatomy, dove quando uscirà, dice domani in seconda serata verso le 23:40, insomma abbastanza tardi, ma dura 1 ora e 10 ed è bellissimo. Poi c'è anche Rayplay dove si può rivedere. Lo fai in diretta o è registrato? No, abbiamo registrato perché è veramente complicato, col Covid non puoi stare vicino alla persona, allora abbiamo 6 elementi d'orchestra e se ci stanno loro posso esserci io, non ci posso essere io e l'ospite, per cui se ci stanno loro entra la ballerina, fanno il pezzo, esce la ballerina, entro io, esce uno dei cluster che è il gruppo che ci accompagna straordinario di vocalist e arriva Luca Ward. Per cui, sai, questo meccanismo non è così oliato da permetterti di poterlo fare in diretta, però è come se lo fosse perché l'abbiamo fatto come se fosse un film, e vedendo il montaggio ieri ti devo dire la verità Marco, guarda, ci metto i soldi, è figo, è bello, è veramente divertente, è l'unico poi format nuovo sinceramente che si legge da anni, perché su tutti i talent, tutti i contest, tutti i reality,
non c'è più niente che ti possa raccontare la televisione. Io la faccio da ormai quasi 40 anni. Abbiamo debuttato con Bramieri in prima serata su Rai 1 nell'83. Bramieri. Hai capito? Erano ospiti Walter Chiari, Gasman, Antognazzi, Sorgio, il Quartetto Ceta, Paolo Panelli, cioè c'era il mondo, Aldo Fabrizi, e c'era l'Allegra Brigata, prima addirittura della premiata ditta. Per cui è stato proprio una passeggiata straordinaria. Abbiamo avuto la fortuna di respirare questi grandi uomini e donne, ovviamente. Pino, facci respirare un po' lì dietro, cosa c'hai, dai, svelaci i segreti di Casa Insegno. Non so, che cos'è? Questi sono, scusami, vedo male, DVD. Questi sono DVD di tutti i tipi, ovviamente ogni giorno devo dividerli per, che ne so, qui c'è Kubrick piuttosto che Oliver Stone, piuttosto che Brian De Palma, Ridley Scott, dall'altra parte, qui poi è pieno di memorabilia, ma attaccati al, ovviamente, dove sei, attaccati al Predator. Sì, ma c'è di tutto, abbiamo Dexter qui, il trono di spade, c'è la mano di, c'è qualsiasi cosa, c'è il mio Aragorn, c'è tutto, c'è il mondo, c'è quella, la pistola di Blade Runner. Ma prima mi dicevi, è vero o mi prendevi per il culo che c'è la più grande collezione di colonne sonore? No, che ti prendo per il culo? 14.000 colonne sonore, diamo qualcuno a se ce l'ha. Ma non finisce qua, poi tu mi perdoni per le luci che si vede, esatto, e mi rompi le palle su ste storie, però... Perché noi siamo perfezionisti. Continua. Cioè, tu mi sfidi. Ecco. Mamma mia! Sembra quando c'è il flipper. Il flipper del Signore degli Anelli, chi è? Mamma mia, questa è una chicca clamorosa. Hai capito? Con tanto di musica, Cioè... Lo senti? Forte, sì. E non finisce qua, non so se mantieni la linea, casomai ci richiamiamo. Vai, dove stai andando? Sono io. Eccolo, aspetta, ti avevo perso. Vediamo se ricompari. Ti ho vinto. Eccoti. Questi aspetta, siamo aspetta. Io. Aspetta che ti vedo mi ancora bloccato. Questo signore. Aspetta, no, non ti vedo. No, aspetta, non ti vedo. Riconnettiti. Pazzesco. Adesso vediamo, non so, ha detto, riconosci questo signore? Vediamo un attimino. Intanto Civil Lab dice, poverina la donna delle pulizie. Vabbè, insomma, però, più che altro è una miniera di cimeli di qualunque tipo. Io anche avevo una marea di DVD, non tanti quanti Pino, ovviamente, ma... poi con il passaggio Italia-Inghilterra mi ricordo che un sacco di DVD li ho buttati via, porca paletta. Va bene, grande Pino un mito, eccoci qua, Voice Anatomy è il programma che appunto inizia Pino next week. Eccolo che si ricollega, aspetta. Eccomi. Ecco, ricollegato. Sono arrivato... Dall'altra parte. Ho dimenticato di togliere in effetti dell'H della linea. Non preoccuparti, sono arrivato a... Lo riconosci questo, però non l'ho visto. Era il Papa. Era la moglie. Davvero? Sì, sono stato per anni la voce ufficiale dell'orchestra del Vaticano, diretta da Don Marco Frisina, e facemmo insieme anche l'ultima cosa del Papa, il trittico romano, e incontrai Papa Wojtyła, e devo dire che è stata un'emozione gigantesca, te lo dico da... Non da frequentare, proprio da, non da laico, ma cioè, da laico sicuramente sì, ma non proprio. E ho sempre detto, sarà un uomo. E lui mi diceva, guarda, che Pino, avrai una sorpresa. E in effetti, quando è entrato quel signore, ha spostato l'aria, cioè, ed era una persona pazzesca. Cioè, Papa Wojtyła era, non ce n'è. Papa Francesco, persona di grande disponibilità, carino. Ci siamo incontrati per un'altra situazione, sempre di letture, alla fine mi ha ringraziato e ha detto prega per me. Io ho detto santità, sarebbe meglio il contrario. Insomma, cioè, una preghiera. Come dice Woody Allen, mi sembri Dio, ma qualcuno dovrà pure ispirarmi. Dimmi. Ma a parte i papi, insomma, tu effettivamente hai incontrato
Tutti, cioè tutti, tra la televisione, tutte le attività. Chi è che di tutti gli aneddoti che ti vengono in testa, quello che o quella che dici, cacchio, questa volta è stato veramente incredibile o ti ha particolarmente colpito, sorpreso, positivamente, non negativamente? Positivamente perché... tutti, perché i più grandi, quando ho messo su Instagram l'incontro con Robbie Williams al Costanzo Show, che è un momento di televisione bellissimo, perché Costanzo non pensava che io avessi già parlato con lui dietro le quinte, e quando sul palco Costanzo ha detto hai visto con chi sei ospite, questo quando tu potrai mai permettere, che ho fatto veramente siamo amici, Robin, l'ho fatto allora Pino, e da lì in poi siamo partiti a cazzeggiare sui film, e c'è anche sul mio Instagram, che non lo seguo tantissimo, però cerco di renderlo utile almeno nelle cose che metto. Una persona strepitosa che ho tremato dalla Carrà, venne ospite Jack Lemmon, e ho le foto di là che non prende bene, e fu un'emozione gigantesca. Ma la persona con cui ho un ricordo ancora più intenso, allora, sono due, uno è Viggo Mortensen, ma c'è una storia bella che ti racconto. L'altro è Jamie Foxx, l'umiltà di queste persone, che dopo aver visto Django, il film di Tarantino che io ho doppiato, è venuto da me alla fine della proiezione, cioè dall'alto del suo essere, mi ha detto thank you Mr. Puino. Oh, ha sbagliato a chiamarmi Pino, ma sti cavoli, io ho fatto no Pino, ma thank you you Mr. Jamai o Jamie, lui si è messo a ridere. Questo per dirti l'umiltà dei grandi. Viggo Mortensen, la storia è molto divertente, che l'ho messa anche nello spettacolo 60 sfumature del grigio, che io mi piace raccontare le cose divertenti, non autocelebrazioni, perché non le amo per niente, la gente che mi incontra per strada lo sa. Insomma, stavo facendo il bagnetto al primo figlio e mi arriva una telefonata in tempi non sospetti, quando non vedevi chi te telefonava, ti parlo di dopo Il Signore degli Anelli, perché una quindicina d'anni fa. Ciao Pino, sono Viggo, sono a Roma, vieni a mangiare la pizza con me. Io ho fatto senti, sono Merdillo, non mi rompi i coglioni, ho attaccato. Seconda telefonata, sono Viggo e ho riattaccato. La terza chiamata era Enrico Loverso, che è il mio attore siciliano straordinario, che ha fatto con lui Alla triste il destino di un guerriero, che io stavo doppiando. Mi ha detto Pino, ma che gli ha detto a Viggo Mortensen? Ma come Viggo Mortensen? Sì, stiamo a Roma insieme e lui voleva conoscerti, siamo a mangiare la pizza a Campo dei Fiori, vieni Pi, vieni. Stavo già lì, mio figlio è affogato nel frattempo una valca, ma io stavo lì. Però non finisce qui, la cosa divertente e quando sei arrivato c'era Viggo, ma cioè, che com'è fatto Viggo? Perché fammi raccontare quello che è successo, che è molto divertente, ma te molto carino. Viggo era tranquillo, tu lo vedi, jeans strappati, magliettina, capello corto, biondino, cioè non è che lo riconoscevi, e cioè ai piedi, tu pantofole, artista straordinario, che è pittore, scultore, eccetera. Stava a fumare una sigaretta fuori, e la gente mi fermava, e lui era curioso, a lui non lo riconoscevano perché non lo potevi riconoscere, e diceva ma sei conosciuto? Sì, sì, Viggo, in Italia sono molto famoso, eccetera. Poi non finisce qui, usciamo e dico facciamoci una passeggiata a Campo dei Fiori, faccio vedere un po' Roma. Io e Viggo camminavamo davanti, a un certo punto si para di fronte a noi un gruppo di romani, su sai romano com'è, no? E fanno un bel scemo, c'è Pino Segno, Pino Segno, Pino Segno. Arrivano vicino a me e fanno oh a Biondino ci fai la foto con Pino? Aspetta, non finisce qua Montemà. Mi avvicino a lui e gli dico ragazzi scusate, io vi voglio bene, sapete che avete messo la macchina fotografica in mano, quello è Il Signore degli Anelli. Quello sai che mi risponde, scusate la parolaccia, api, a me che cazzo me frega che fa orefice, io voglio fare fotografia, cioè, tutti rendi conto, cioè a me che me frega che fa l'orefice, cioè, questo è quello che è successo con Viggo. E devo dire che ogni anno che viene a Roma ci incontriamo, una sigarettina insieme, una chiacchieratina rapida, è sempre molto carino. E anche il Green Book mi ha ringraziato perché gli ho dato quel siciliano che lui non aveva nel film. Perché su che cosa? Green Book parlava italo-americano. Ah, è vero, hai ragione, bellissimo peraltro, meraviglioso il film, mi è piaciuto un sacco. Meraviglioso, per cui credo che tu l'abbia visto in inglese perché vivi là. L'ho visto in inglese. Bravo. E lui è appunto questo diciamo esperto di diciamo che gli fa da driver ma che gli fa anche da protettore negli anni 50 con e che è qua in effetti questa parlata ma esatto, è sporca, per... lui parlava siciliano con i suoi parenti ma era un siciliano sbagliato,
Noi invece, ringraziando il cielo, gli abbiamo dato un siciliano giusto e la sporcatura necessaria per renderlo italo americano, che non okay. era una macchietta, ma se lui faceva "What kind of you said to me?" E uno faceva "Ma che minchia mi dici?" Ed era buttato nella maniera ogni tanto sporco, non soltanto pulito. E anche lì è stato un bellissimo. Spero di doppiare presto il suo film come regista, questo Falling, che ancora ovviamente non esce per motivi così genere. Una però, cosa ecco, che non... con lui è stata bellissima. Dimmi. Una cosa che non riesco a capire è come fai. Io sono una, dimmi. Diciamo una delle tante che non riesco a capire. Come fai quando. Cioè, se tu devi doppiare Jamie Foxx e Viggo Mortensen, uno è bianco, l'altro è nero, uno è un artista, cioè sono proprio due universi. Sì, certo. Come fai a calare quella voce in modo che io che guardo da casa non dica "Ah, ma scusa, ma quella è la voce di Viggo Mortensen", capito? O come quando c'era Tom Cruise, un periodo che gli cambiarono la voce. Sì, un attimo, l'hanno cambiata, eccetera. Io cerco di essere più vicino a Pino Rinaldi, che doppiava Marlon Brando e poi stava su Peter Sellers. Io sto su Sacha Baron Cohen con "Wa wa wi wa wa, Yadzeman, io non me vorat", che è diversa da "Figli di Gondor", di Rohan, "Fratelli miei", no? E è diversa dalla "Promessa dell'assassino", Eastern Promises, che era "Devi stare attento da un uomo come me. Mame smirev se pacuja". Cioè, diverso. O Green Book, pazzesco. Capito? È diverso, cioè Jamie Foxx su Ray Charles era ascolta la musica era così parlava, perché era indeciso, perché non vedeva ed era stonato. È ovvio che non gli posso dare il dialetto dell'Alabama, o dovrei fare pugliese, non va bene, insomma. Però lo fai in maniera che l'adattamento sia giusto e lo sporchi come lo sporca lui. Se tu vedi l'esercito delle 12 scimmie, 12 Monkeys, su Brad Pitt, che è l'unica volta che l'ho doppiato, altrimenti lo doppia benissimo Sandra Cerbo, ma lì era difficilissimo, complicato. Lui fu candidato anche all'Oscar, era pazzo, per cui gli abbiamo doppiato le mani. Ma di comio, che ha sempre sti gesti stranissimi. Sì, stonate, cose, eccetera. Per cui io gli ho ridato l'anima, che è completamente diversa da quella di Keanu Reeves su Belli e Dannati. Sono sempre io, l'attore replica sempre se stesso, ma cerco di avere una vocalità diversa ogni volta che arriva la possibilità. Will Ferrell... Da dove parti? Cioè, tu vedi... Da lui. Però tu non puoi muoverti. Ah, ok, l'ha no, già fatto lui. Non ti puoi muovere, devi dare forza con la voce. Devi fare quello che fa lui in piccolo. Infatti quando ci sono scene di guerra o di sesso, sembriamo dei malati, perché fai in piccolissimo, te baci le mani e parli, piangi senza un motivo alcuno. Capisci che devi, è questa la difficoltà. Per questo è un mondo meritocratico. Tu conosci Luca Ward molto bene, ci avrei parlato. È un mondo dove se perdi un provino tu, lo vince un altro bravo, Marco, ed è veramente in controtendenza a tutto quello che vediamo in giro per il mondo, ed è bellissimo sapere questo. Cioè, te può rodere un attimo, 10 secondi, e poi dici "vabbè, ha vinto Francesco Brando, vabbè, ha vinto Massimo Rossi, vabbè, l'ha vinto Boccanera, l'ha vinto Ward, vanno fino, non so, chiunque è bravo". Per cui ti può solo dispiacere aver perso la possibilità di fare quel film, ma non ti può dispiacere perché ti ha battuto qualcuno, come in televisione, certo, accade. Come il teatro, è meritocratico, fine. Come funzionano i provini, cioè oggi in Italia, se uno volesse fare... Quello è un macello in questo momento doppio, perché uno, Netflix, Amazon, eccetera, chiedono l'esclusività e... No, aspetta che ti ho perso. Eccolo, aspetta, probabilmente è entrata una chiamata, ti ho perso. Eccoti. Sì, era Viggo. Se non puoi entrare in sala se non sei tu a doppiare quel film, cioè se io sto doppiando Ray Donovan vicino alla casa de Papel, io non posso entrare là. Per cui è un po' complicato. Una volta invece potevi assistere ai turni e poi chiedere se finiva prima il turno, "mi ascoltate per favore". Allora si sono inventati delle open door, porte aperte come le macchine. Ci sono delle giornate dedicate ai provini, per cui se uno sta attento può partecipare a questi benedetti provini. La cosa brutta purtroppo è che non puoi mai assistere come abbiamo fatto noi insieme ai grandi. Cioè tu stai in sala e davanti a te c'è Ferruccio Amendola, Maglio De Angelis, Barbetti, Locchi, eccetera.
prima facciamo i turni insieme a queste persone, adesso non te lo permettono, già perché si doppia da soli e in più perché non ti danno il permesso per la privacy del film. Ah. Noi filmiamo delle cose pazzesche perché non puoi spoilerare. Se adesso ti raccontassi la nuova stagione di American Dad, mi denunciano, capito? Un po', se tu pensi, io sono a doppia Borat 2 l'altra un mese fa, non mi hanno detto che era Borat 2 perché non si poteva sapere, ma sembra un'esagerazione. Però ecco, questo è un problema non indifferente, perché le nuove leve crescono all'ombra, non come noi fisica dei doppiatori, ma proprio all'ombra, nel senso che vedono, sentono, ma non possono provare a lavorare con te. Questo è un peccato. Okay. Questo è un peccato. Però io ho fatto un'altra cosa bella, solo mio figlio ammazza, se non lo dico da te, che Matteo ha fatto questa piattaforma Best Academy, molto carina, se ne posso parlare, che è molto carina, dove ci sono 10 lezioni mie, visto che mi chiamo Insegno, poi lo faccio di mestiere anche, lo sai perfettamente, in tantissime realtà, però ci sono 10 lezioni su bestacademy.it dove ci sono le prime lezioni dove insegno sia di cognome, ma di fatto la dizione, l'impostazione della voce e il doppiaggio, nel senso che lascio anche dei video con i copioni dove possono provare a casa, ed è anche un prezzo onestissimo che non si trova in tempi come questi. 10 lezioni così costerebbero l'ira di Dio, così con 200 euro uno può cominciare a provare già a condividere con un professionista alcuni segreti e alcune cose. Questo è molto bello. Se lo porta a casa. Ma sì, se lo porta a casa. Dimmi come... scusa, c'ho uno che continua a postare dicendo, Andrea Maguro dice, Marco, fatti doppiare tu al volo, continua a massacrarmi. No, non voglio essere doppiato. No, non voglio. Mi doppia nella puntata di domani di Voice Anatomy, domani sera c'è un momento con me, Andrea Bocelli, che ci doppiamo a vicenda. Molto carino, molto da lui, grande ironia, un uomo straordinario. Però Pino, no, la cosa che ho scoperto di te è che è facile, quando tu vedi uno che ha una grande voce, un grande doppiatore, dire ah ok, vabbè, c'è una grande voce, ha una grande tecnica, bla bla bla, finisce lì. Nel tuo caso invece tu hai un livello di competenza enorme, cioè hai una profondità di competenza che non so quanto sia pubblico, ecco, però la tua conoscenza... No, non è pubblica questa cosa, okay. Io sono più di 20 anni che mi occupo di comunicazione, mi occupo di public speaking vero, di comunicazione verbale e non verbale, anche con ministeri importanti di gestione delle emergenze, ovviamente con dei psicologi, eccetera, però dei format, ti ripeto, molto team building, dove porto le persone con me a formarsi magari 3 giorni a Cinecittà in una sala di doppiaggio facendo sia lezioni, ma non è tanto il doppiaggio, se tu abitui, faccio un esempio, dei venditori a doppiare degli altri venditori dei film, uno, si divertono perché io ce l'ho io in esclusiva, due, riescono a capire e risentire la propria voce, come funziona e che tipo di intenzioni hanno utilizzato, ovviamente unendo al divertente anche l'utile con delle lezioni non da piaghe da decubito, ma reali, perché poi se devi formare 20 persone, c'hanno 20 modi diversi di parlare, 20 impostazioni diverse, uno c'ha un problema adenoidale, l'altro c'ha un problema in gola, l'altro non respira bene, per cui si riesce a fare un lavoro e alla fine una soddisfazione c'è, non mi metto lì a fare il maestro e fa venire le piaghe da decubito, io posso parlare anche ore, ma poi che te resta a te? Certo. Niente, tu puoi parlare ore di startup, di come si fanno, eccetera, ma me vuoi far capire, fammelo toccare con mano, fammi sbagliare, fammi dire, fammi fare, e poi non puoi creare 20, 100, 1000 Pinucci, Insegno, 1000 Marco Montemagno, devi andare nella possibilità che ha lui e tira fuori il massimo da lui, che poi è un modo anche per arricchire te stesso tutto questo, perché io sono riuscito a imparare insegnando, pensa, per cui io quando feci il provino al centro sperimentale a 18 anni arrivai 11esimo, ne prendevo 10 in tutta Europa, meglio, sono cambiato la mia vita, ero idoneo ma non ammesso, non ho mai capito sta cosa, se sono idoneo mi devi ammettere, cioè mi piaci da morire, mantato, ma che posso, ma dai, cioè... vuoi mangiare, c'è posto al ristorante, sì, ma te faccio sedere, ma che vuol dire, vabbè. Poi dopo qualche anno ovviamente sono andato lì e dopo una decina d'anni ho fatto il professore al centro sperimentale di recitazione. All'inizio della mia carriera mi hanno detto tu non farai mai il doppiatore, un paio di direttrici di doppiaggio, ma io credo che siano le cose migliori che possono capitare a un ragazzo, cioè sbattere la capoccia, per questo... Ma tu Pino sin dall'inizio, cioè sin da sbarbato eri, come dire, orientato a fare questo tipo di mestiere o è stato casuale?
No, casuale no, io amavo stare al centro dell'attenzione da bambino, giravo per le classi all'asilo, alle elementari, ero al centro dell'attenzione, raccontavo storie, però sai, mio papà era, è ancora, perché ho 87 anni, era un operaio, mamma era una casalinga, per cui non sono un figlio d'arte, sono un figlio d'artri, come amo definirmi, per cui non sapevo che potessi fare questo mestiere. Poi una mia amica mi ha chiesto di fargli da spalla in accademia, avevo 18 anni e mezzo, facevo l'ISEF, gliel'ho fatta, andai così bene che formai subito il primo gruppo della mia vita, che era l'Allegra Brigata, che poi approdò in televisione e poi diventò la premiata ditta. Tutti amici di Monteverde, un quartiere di Roma, da quando siamo piccoli. E che tipo di scuola hai fatto tu? Cioè hai fatto tipo l'accademia? No, niente. Questo non vuol dire che c'ho ragione io, okay. Attenzione. Vuol dire che non ho avuto la possibilità di farla, perché mi hanno detto segna in accademia, mi dissero la Silvio D'Amico. Io però già facevo il primo anno dell'ISEF, non potevo mollare, e comunque già ho formato l'Allegra Brigata, e dissi ok, loro mi dissero va bene, però tu continuerai a preparare le persone che vogliono entrare in accademia. Si fidarono di me, un povero ventenne, okay. Per cui imparai insegnando, andavo a teatro, proietti, Gigi Proietti non ho fatto la sua scuola, ma sono andato a vederlo così tante volte che l'ho clonato, l'ho fatto mio in qualche modo. All'Eliseo andavo e mi nascondevo fra le sedie mentre provavano Giorgio De Lullo, Romolo Valli, quando faceva gli spettacoli Gabriele Labia, per cui rubavo, ho imparato così. Però dico, se c'è una buona accademia, fatela, però attenzione a scegliere, perché adesso chi non lavora insegna. E, a parte questo periodo storico ovviamente, però non mi piace il fatto di rubare sogni ai ragazzi. Io ho aperto un'accademia, che poi ho chiamato Corrado Pani, perché ci insegnava anche lui ed è una persona che ho nel cuore, un attore straordinario. Era, e aprì questa accademia con i soldi dell'Europa, gratuita. Per cui ho formato centinaia di ragazzi con i voucher formativi europei, perché ci sono. Poi cambiò direzione politica, mi chiusero l'accademia, non ho mai capito i motivi, perché o destra o sinistra che sia, un'accademia che forma occupati, ma che fastidio ti dà? Certo. Il format è bello per le persone, ma purtroppo succede anche questo in questa nazione meravigliosa. Per cui 9 non ho aperta più nessun'altra, è perché non amo rubare i sogni, non amo rubare i soldi, ci vorrebbero così tanti soldi che non ce l'avrebbero, per cui aspetto momenti propizi per aprirne un'altra, sempre con i voucher formativi europei, perché ma si può fare. Fabrizio Lupi domanda al volo random dalla chat, ti chiede se è difficile leggere audiolibri, e prima della tua risposta voglio dirti questo: a gennaio io ero uscito con un nuovo libro e ho detto sai cosa, faccio l'audiolibro e per premiare la mia community lo leggo io, per dire guarda. Allora ci ho messo una vita, una fatica enorme, un risultato di merda, perché ovviamente io non so leggere, non so, cioè, e soprattutto quello che dicevi tu, io che non so respirare, dopo un po' per leggere non ce la faccio più, sono lì che è tutto lì, Marco. Una fatica. È la cosa più difficile del mondo, perché devi essere evocativo, cercare di cambiare non tanto voci ma le intenzioni, altrimenti rimane una lettura uniforme, omologata, piatta, e non capisci. Un uomo entrò nella stanza, a quel punto lui guardò lei negli occhi e disse come mai sei qui, lei disse sto qui perché qualcuno mi ha mandato, allora lui prese una pistola e niente, una rottura di palle infernale. Invece devi essere evocativo e dire un uomo entrò nella stanza, in quel momento lei si spaventò, lo guardò e disse che cosa vuoi da me, cosa voglio da te, niente, voglio soltanto che te ne vai, ma io voglio restare, tu te ne devi andare. Faccio un esempio, cioè cambi. Cioè, sei fantastico, ma lo voglio anch'io. E tu potevi chiamare Zio Pino che ti prendeva 10.000 euro a pagina. Esatto. Audiolibri. No, veramente. Poi io lavoro con la Emons, che sono straordinari, e dove non è che si guadagni chissà cosa. Però è difficile, è pesante, ti si incrociano gli occhi, più di 50-60 pagine in 4 ore al giorno non puoi fare, insomma. Se capiterà, come mi auguro, di leggere Il Signore degli Anelli, sarà fantastico. Per adesso mi devo accontentare. Allora, due domande random. In chat può arrivare qualunque cosa, Pino, fake news o meno, però diciamo Michela Reginali dice, Michela Reginali chiede, chiedimi di Indiana Jones, come mai esiste una versione di uno dei film con cui il dottor Jones ha la voce di Pino? È vero allora, o no? Esistono, sì, esiste anche Il Padrino, dove ho ridoppiato Robert De Niro. Sono richieste che fanno Spielberg, la DreamWorks, piuttosto che Coppola. Siccome il primo Indiana Jones era stereo, non era 5.1 e doveva uscire in Blu-ray,
hanno messo anche una versione per il 5.1 chiamando dei professionisti. Io non sono mai d'accordo a ridoppiare, perché uno è affezionato a quelle voci, ma se calcolate che Indiana Jones, io ero poi la voce che si avvicinava più a quella di Michele Cammino a quell'età. Infatti è stato un buon lavoro, secondo me, però anch'io sono affezionato ai vecchi doppiaggi. L'importante è che sul Blu-ray resti la versione originale e la versione ridoppiata. La versione ridoppiata è per i raffinati dell'audio, perché possono sentirla in 5.1 fatti da professionisti. È ovvio che se nelle orecchie tu c'hai Amendola, Locchi, eccetera, falli dimenticare, è dura. Da quel punto di vista esistono queste due versioni, come esiste di Grease della Febbre Sabato Sera, esistono due versioni. Ripeto, è una richiesta che fanno loro, anche nel Padrino hanno fatto questa richiesta, nel Padrino 1 e 2. Io ho doppiato De Niro, ringraziando il cielo, De Niro lo doppiava Pino Colizzi e non Amendola, per cui non c'era immediato, era Al Pacino, Amendola. Ah. Per cui lui era sbocciato, era... deve parlare in questa maniera, era molto semplice da quel punto di vista. Però, ringraziando il cielo, noi siamo italiani e Il Padrino è roba italiana. Per cui l'idea del direttore è stato quello di dare almeno una novità nel ridoppiaggio, mantenere in originale gli italoamericani. Per cui nel film ridoppiato sentirete per la prima volta il modo di parlare degli italoamericani nel film. Okay. Queste sono richieste che vengono dall'alto, alle quali non ti puoi sotto, non puoi dire di no. Cerchi di farlo in punta di piedi, ma farlo bene. Ma ti capita, Pino, a parte Viggo Mortensen che ti ha invitato a mangiare la pizza, che a volte ti sia arrivata una telefonata da uno di questi mostri sacri internazionali, giusto così, da dire, hello Pino, I like your voice in my movie, non so, cioè, quelle robe totalmente inaspettate, no. Ecco. Aspetta, l'abbiamo riperso, ma si ricollegherà. Fantastico. Mi fa morire. Avete visto come, per fare l'esempio dell'audiolibro, in un secondo sia passato in voce impostata con mille variazioni? Wow, questo è veramente notevolissimo. Bene. Intanto un sacco di saluti, dopo appena si ricollega glieli passiamo, ecco. Videogiochi, Rosario, ecco, questo è un bel argomento, adesso glielo chiediamo. Eccolo qua. Pino, eccoti. Scusami, no, ti dicevo se hai mai ricevuto una telefonata totalmente inaspettata da qualcuno di questi mostri sacri. Problemi tu o io? Io ci sono. Sono io, qua. Io ti sento, ma sento malissimo, dai. Ah, ok. Ti rispondo, ti ho solo capito, ma non so se tu mi senti bene, perché io non ti vedo. Io ti sento. È tutto pieno il campo, non riesco a capire. Ok, vabbè. vediamo se ritorni. Mi senti? È il bello della diretta, vedi? Io ti vedo e ti sento. Hello. One, I'm two, here. 1, 2, 3. Senta, vediamo se riesce a ricollegarsi per bene. Impressionante, dice Anna Rita, grazie molto per questa diretta straordinaria, è veramente fantastico, tanta roba. Prossimo audiolibro insegno a Ege Montemagno, adesso dovrò fare una lunga trattativa con Pino, insomma, per riuscire, però vedremo se ce la facciamo, vediamo se riesce a ricollegarsi. Eccolo Pino, mi senti? Io ci sono anch'io, ti vedo, sì. Mi muovo un attimo per capire che sta succedendo, perché no worries. Anche qui in Italia sta piovendo tantissimo, sono i tuoni, le bombe atomiche, sto uscendo fuori così. Mi vedi, mi senti? Fantastico, io ti vedo e ti sento. Allora, ti dicevo, no, non mi ha mai chiamato nessuno, mi ha chiamato solo una volta John Landis, che mi ha detto che mi aspettava, perché siamo stati 3 giorni insieme, che hanno doppiato il suo ultimo film, e siamo andati a mangiare insieme, mi ha chiamato l'ufficio stampa insieme a lui e mi ha fatto piacere, ma abbiamo mangiato malissimo, tant'è che lui il giorno dopo nella conferenza stampa ha detto non andate a mangiare con Pino Insegno che vi porta in casa. Questa è stata però fantastica. Un'altra domanda, Pino, invece qua riguarda i videogiochi, com'è doppiare i videogame? Guarda, è difficilissimo, li doppiano soprattutto a Milano da sempre. Non perché io ce l'abbia con Milano, perché carità di Dio, ma non c'è una tradizione di doppiaggio, c'è quella della moda, dell'industria, di tutto, insomma, bisogna togliersi il cappello di fronte a Milano per tante cose. Per quanto riguarda il doppiaggio, leggermente meno, anche se stanno crescendo molto bene, tante cose sono state fatte molto bene. I videogiochi sono difficili per un motivo, ne ho fatti solo 2 o 3, ho fatto Heavy Rain, ho fatto Il Signore degli Anelli,
perché quelli non ne potevano fare a meno, Cars. È difficile perché devi dare tutte le intenzioni. Prendi la spada, posa la spada, riprende la spada, butta la spada, tiri la spada, rompi la spada, oddio non c'è la spada, dove sta la spada? Capito? Cioè non bastano $1 miliardi per doppiare un videogioco, ma non è così. Ah. Heavy Rain è stato lunghissimo, faticosissimo, e dare tutte le opzioni, perché uno quando gioca devi dare tutte le opzioni, e devi andare in ordine col doppiaggio originale, cioè deve durare, non lo vedi il videogioco, vedi il diagramma vocale di chi l'ha fatto in origine, per cui devi durare 11 secondi e 3 decimi, tu devi trovare 11 secondi e 3 decimi, per cui non solo le intenzioni, che palle, bravo, infatti quando c'è un videogioco io faccio, non ci sono, sono in tournée, non posso. Ho una curiosità molto stupida, Pino, che è questa. Tu hai, normalmente, se parli normalmente, hai una bellissima voce, ma quando poi la imposti diventa una voce pazzesca, ok? La mia domanda è, quando hai conosciuto tua moglie, parlare sempre con la voce normale o con la voce impostata? No. Che quella, quando fai la voce impostata non ti si può resistere, secondo me. Me la gioco al buio, quella impostata. Ma... e soltanto lei si avvicina, mi tocca e dice, guarda che se mi non segna, accendi la luce. Te la giochi al telefono ogni tanto, quando serve, magari nel modo giusto, la veicoli nel modo carino per essere carino, simpatico, disponibile, dare serenità a chi c'è dall'altra parte del filo, però devi essere uno bravo a switchare, perché insomma, cioè, prendersi troppo sul serio è veramente faticoso, è brutto, poi non è vero, uno può avere una voce piacevole pur rimanendo romano, milanese, bolognese, certo, siciliano, eccetera, perché ci deve essere verità in quello che dici in qualche modo. Poi ovviamente devi lavorarci, e allora la switch diventa, per questo dico, sono le intenzioni che fanno bella la voce, perché io posso dirti, caro Marco, buongiorno, come stai? Stai bene? Sono molto contento, sai che è carino, però io posso dire, ciao Marco, come stai? Ti trovo bene, davvero. Hai visto le segreterie telefoniche che stanno nei film americani? Sono bellissime, da noi a sentire i messaggi che si lasciano. Marco, senti, allora domani ci vediamo al bar, sono papà, oh mi raccomando, puntuale, ti voglio bene. Vedi, il film americano è, ciao Marco, sono papà, senti, ti aspetto al bar, mi raccomando, non fare tardi, ti voglio bene, no? Ma ad esempio, in questo momento che hai detto una frase, però c'è tutta la differenza del mondo in quella frase lì, che cos'è che hai cambiato? Hai cambiato l'appoggio della voce, il volume? L'intenzione e il colore della voce, nel senso che la voce mia, se la tengo sempre su questi hertz qui, che sono centinaio di hertz, è piacevole, la segui, ti tranquillizza. Se ovviamente in tutto questo ci aggiungi le appoggiature giuste, il modo giusto, le pause giuste, migliora ancora di più. Ma la puoi anche alleggerire, parlare diversamente, parlarti in un modo che sia tranquillo, che sia piacevole in qualche modo. Ti voglio, capito? Se può fare. Mai parlare. Prima ti ho detto che se indovini tu che cos'è questa cosa che ho in mano, giusto, è volgare, non è volgare, okay. $1 milione. Che cos'è? $1 milione. Poi chiedo anche alla chat, allora, se indovinate esatto, questo oggetto meteoritico, sì, non lo so, una roccia dai parioli, non so, che cosa, un ciotolo. Se non indovini fai pubblicità, voi sanatomi che vai in onda domani sera, fai due per un'ora dopo. Esatto. Che cos'è? Dico. Vai, aspetta, fammi vedere, qua intanto dicono, alcuni dicono tartufo, pietra, sì, vulcano. Sembra, è vero, no. Aspetta, roccia, c'ho roccia. Ho 1000 risposte, aspetta, allora, a parte che bravo Pino, mi fai venire la pelle d'oca, vabbè, ti salto. Sì. Pietra lavica. No. Pietra lunare. Criptonite. Ah, bravo, fermati. È un pezzo del mare della tranquillità, della luna. Mamma mia, davvero? Sì, perché una puntata del Costanzo Show venne un caso degli astronauti e portarono un pezzo di luna a Costanzo, gliela lasciarono, ovviamente ossidata, ormai non ha, però anch'io la tengo così come se fosse un sasso o un sercio, come si dice a Roma, perché è bello così, è bello toccarle le cose. E Costanzo dice, ne vuoi un pezzo più, che tanto io con sto sasso non ci faccio niente, portate un pezzo di questa luna. E io qua sono presa volentieri un pezzo di luna.
questo è un pezzo del mare della tranquillità. Bellissimo. Allora ti dico chi ha indovinato, aspetta. Sì, ma per non, cioè, non voglio ribattere. Kryptonite era un genio, però. Marco Vietri ha detto pietra lunare, vogliamo ringraziarlo? Grande, grande, bravissimo, perché tu sei romantico dentro, bravo. Fondo del cuore all'interno. Veramente romantico, oppure l'ingegnere aerospaziale poteva arrivarci. Esatto. Senti Pino, ma di attività ne hai fatte mille, ne fai mille, no? Televisione, cose, dove piaggi, teatri, eccetera. Che differenze vedi tra questi mondi e anche quali sono quelli che ti piacciono di più? Perché magari, come dire, ti conosciamo per la voce, però magari dici, oh, a me piace un sacco condurre in televisione o fare, che ne so, il karaoke, non lo so. C'è... Che differenze vedi e quali sono le cose che ti piacciono di più di questi mondi? Mi piace il teatro e il doppiaggio, perché hai l'immediatezza di quello che stai facendo, soprattutto il teatro, perché il teatro c'hai immediatamente il ritorno emozionale di quello che stai costruendo. La televisione, bene o male, come il cinema, è abbastanza artefatta, il trucco, il parrucco, vai in scena, la rifai, se non è in diretta, è un po' artificiosa da questo punto di vista, il cinema lo rifai finché non è buona, mentre il teatro sei nudo, metaforicamente, cioè o dimostri quello che vali o la gente non viene e la gente non applaude, per cui è l'immediatezza dell'emozione. Qui il teatro sicuramente, il doppiaggio, perché ti porta in mondi meravigliosi che non potrei mai sospettare di fare come attore, perché insomma nei film che ho doppiato come attore, come doppiatore, non me li farebbero mai fare giustamente come attore, per cui diciamo che come un bambino mi permette di essere qualcosa che non sarò mai, per cui sogno per un mese di essere re degli uomini, di essere campione del mondo di pugilato come Muhammad Ali, come Will Smith, di essere qualsiasi cosa, ed è bellissimo, come noi quando usciamo dal cinema e continui a fare il cowboy o le rimane questa cosa qui, mi piace molto, per cui queste due cose. E poi la televisione, mi piace condurre, mi piace fare queste cose, perché poi riesco a mettere un pizzico di conduttore, di attore, di doppiatore, lo faccio come facevo Reazione a Catena, modificavo la voce a seconda del momento del gioco, poi essendo io un comico naturale da quel lato riesco a cogliere degli attimi che gli altri magari non riescono a cogliere, con tante puntate alle spalle, più di 1500 in televisione, o tante puntate del Costanzo Show dove non sapevo neanche chi fossero gli ospiti, ma era quello che mi divertiva, interfacciarmi all'improvviso con le persone, insomma, quello è sicuramente quello che mi piace di più fare, che è più bello. Insomma, io il contatto con la gente, farei l'amore con chiunque, ma non femminile, nel senso l'amore metaforico, condividerei. Mi dispiace sempre quando si chiude il palcoscenico alla fine, vorrei rimanere con loro un po' di più, ma parlare con loro, e lo faccio, anche se Gary Mayer mi diceva, guarda, insegno, lei è l'unico che al posto di un semplice grazie mette mille parole inutili, vado a casa alla fine dello spettacolo. Mi piace parlare con loro, salutarli, rendere morbida l'andata via, e per la strada uguale, mi fermo con chiunque, anche con chi non mi ferma. Ma le fermi tu? Ma aprire un podcast, un insegno cast, un Pino podcast, faresti un botto pazzesco, no? I podcast che adesso esplodono, l'audio. Se ti aiuti, amore mio, io sono analogico di nascita, se mi aiuti tu, Marco, me lo produci tu. Dai. E mi aiuti, io lo faccio. Ti do qualche feedback, perché dovresti, cioè se apri un podcast fai dei numeri pazzeschi, peraltro i podcast sono in grande esplosione adesso. Insomma, dobbiamo fare insieme, vengo da te a Brighton, appena riapro lo facciamo insieme. Dai, allora predispongo lo studio sul mare, sul molo di Brighton. Grande, Pino, ti sento male, ho cominciato a gracchiare il microfono. Pino, ti... Volevo dirti che devo salutarti e devo prendere il testo maschio. Siamo arrivati in fondo, ti ringrazio Pino, un abbraccione, sei straordinario. Io ringrazio te, scusa se si sente male adesso, grazie, e ricorda che domani sera ci tengo tantissimo. Poi Voice Anatomy, domani seconda serata su Rai 2. Ciao Pino, grazie ancora. Ciao.